Benvenuti e bentornati sul mio canale. Come abbiamo fatto nello scorso video per il trasferimento in prestito di Lucioni al Frosinone, oggi, come avete letto dal titolo, siamo qui per parlare del trasferimento di Massimo Coda al Genoa. Quindi, Massimo Coda al Genoa? Parliamone. Ma prima di partire, se non avete visto il video su Lucioni, andatelo a vedere, vi lascio magari il link qui in alto. E poi vi invito a lasciare un like e un commento per dirmi la vostra su questo trasferimento, su cosa ne pensate, e di iscrivervi al canale, perché solo il 7% di chi guarda i miei video è iscritto, quindi iscrivetevi in tantissimi, a me farebbe tanto piacere e a voi non costa assolutamente nulla. Detto questo, possiamo partire con parlando di questo trasferimento. Intanto diamo un po' le cifre. Coda arriva al Genoa con la firma che sarà sicuramente a brevissimo, quindi ancora il contratto non è stato firmato, ma gli è stato proposto un triennale, un accordo triennale sulla base di circa 1 milione di euro l'anno, quindi in 3 anni andrebbe a prendere una somma pari a 3 milioni di euro, sicuramente una cifra esorbitante, un contratto da Serie A per un giocatore di Serie B. Allora, l'intento di questo video non è sicuramente sputare fango, diciamolo così, sul giocatore, perché non mi piace sputare nel piatto in cui ho mangiato, e con lui ci abbiamo mangiato per ben 2 anni, due volte capocannoniere di fila, ci ha permesso di ottenere questa promozione in Serie A, quindi non voglio assolutamente criticarlo dopo aver esultato ad ogni suo gol. Certo, ci sono stati anche momenti in cui si è esultato meno, qualche castima c'è pure scappata, però tutto sommato a grandi linee è stato un grandissimo attaccante e lo dimostrano gli oltre 40 gol segnati con la maglia proprio del Lecce. È stato sicuramente un grande attaccante, quindi non lo criticherei mai, visto che attaccanti come lui ce ne sono pochi in circolazione. Se andiamo a guardare l'età, se andiamo a guardare anche il valore dei cartellini, sicuramente è uno dei più grandi attaccanti in riferimento alla propria fascia, ecco, diciamola così. Quindi abbiamo sicuramente avuto un grande attaccante. Ripeto, questo video non è per criticare lui, ma per criticare un pochino qualcosa, quindi c'è stato, come al video di Lucioni, un ragionamento dietro che mi porterà a criticare un po' la scelta che è stata fatta. Poi, oltre al contratto che gli è stato offerto a lui, ovviamente, a Lecce è stata pagata, se non sbaglio, la clausola rescissoria, che era appunto nel suo contratto, ed era di 3 milioni di euro. Quindi 3 milioni di euro che verranno incassati da Lecce, sicuramente verranno utilizzati per rimpiazzarlo. Sicuramente non arriverà un campione, perché questo mi è sembrato anche di capire dalla conferenza stampa di presentazione di Cissé, e finalmente abbiamo capito come si pronuncia, visto che l'ha detto esattamente lui. Cissé, si pronuncia Cissé. Non arriverà sicuramente un campione, quindi non aspettiamoci nomi altisonanti, nomi insomma di grande calibro sicuramente, ma dovrebbe arrivare un grande attaccante nel ruolo proprio di ruolo, ecco, nel suo ruolo dovrebbe essere un grande attaccante, ma non un grande nome, ecco, spiegata meglio. Allora, quello di cui voglio parlare oggi in questo video per il trasferimento di Coda, intanto voglio fargli tutti i complimenti, voglio ringraziarlo per averci portato questa promozione, e gli faccio tutti i miei migliori auguri per la sua carriera. Sicuramente non spero che raggiunga la promozione con il Genoa, perché calcisticamente parlando, sportivamente parlando, il Genoa non è che mi stia tanto, proprio tanto simpatico, ecco, quindi spero che non raggiunga la promozione col Genoa, ma che comunque spero per lui che abbia un gran futuro sia al Genoa, comunque anche in qualsiasi altra squadra dove voglia andare, o se fino a quando si sentirà di giocare. Allora, la scelta che ho voluto criticare è stata quella proprio dell'andar via e rimanere in Serie B, perché lui ha sempre parlato di aver sognato la Serie A,
di non esserci mai arrivato e conquistando la promozione con questo Lecce si sentiva pronto a solcare i grandi palcoscenici della Serie A, di giocarsi questa Serie A finalmente da protagonista. E poi per 3 milioni, che per carità, scelta che molto probabilmente avrebbe portato tantissimi di noi, compreso me, ad accettare quei 3 milioni e rimanere in Serie B, quindi parlo da tifoso che è sempre stato un po' alla vecchia maniera, no? Al guardare alle bandiere e a dire ok, non ci sono più le bandiere di una volta, non ci sono più i giocatori di una volta, adesso bastano i soldi e tutti vanno via. E un po' è vero, il calcio è cambiato, non è più appunto quello di una volta. Io, avendo anche solo 22 anni, cioè pochissimo praticamente che vivo il calcio rispetto a tantissimi di voi che mi seguite, mi trovo anch'io un po' amareggiato da questa scelta. Quindi ripeto, non critico il calciatore, non critico la persona, perché è una persona bravissima, umile, un calciatore straordinario con i suoi difetti, ovviamente, chi non ce li ha, però è stato un grande attaccante, ripeto. La scelta purtroppo non riesco a condividerla, non riesco a non criticarla, perché se tu mi parli di sogno Serie A e voglio giocarmi questa Serie A con il Lecce, sono pronto, mi sento così, mi sento colì, poi arriva l'offerta del Genoa, 3 milioni, dici sì, ok, vado a fare, passatemi il termine, so che non è propriamente bellissimo questo termine, ma preferisci andare a fare la prima donna in Serie B con uno stipendio da Serie A. Sinceramente mi è un po' un controsenso tra quello che diceva fino a un mese fa e quello che è successo in questi giorni con questa offerta accettata e questo contratto sicuramente milionario da 3 milioni di euro che il Lecce non gli avrebbe mai promesso e né tantomeno dato. Quindi capisco la scelta ma non la condivido, critico la scelta e non l'uomo. E poi voglio aggiungere anche una cosa, che secondo me allora con questa scelta che si è fatta, dubito che allora la colpa sia degli altri perché lui non abbia mai giocato in Serie A. A sto punto mi viene da dire la colpa è tua, forse ha un po' di paura nell'affrontare un campionato tanto grande, sa che forse le sue doti, le sue qualità non gli permetterebbero di essere l'attaccante che è in Serie B, ha paura di confrontarsi non solo col campionato ma ha paura di confrontarsi con se stesso, di dire sono pronto, non sono pronto, sono valido, non sono valido, e quindi per paura di poter fallire o per paura di non avere il coraggio di confrontarsi preferisce andare a fare i soldi e rimanere in Serie B con un contratto ovviamente grandissimo per qualsiasi altro giocatore di Serie B. Chi non sogna in Serie B di raggiungere certe cifre, quando te le mettono davanti, te le mettono sul piatto, sicuramente è difficile desistere, soprattutto per un calciatore arrivato a 34 anni, quindi più o meno sul limite della sua carriera, vicino al limite della sua carriera. Andare a prendere quei 3 milioni vuol dire aggiungerli già al capitale che già hai in banca, in saccoccia, nel portafoglio, chiamatelo come volete, e ti permette di sistemarti ancora un pochino meglio il futuro dopo la fine della carriera. Quindi ripeto, non critico il calciatore, non critico la persona, non condivido solamente la scelta che è stata fatta e il ragionamento che mi ha portato a fare questa affermazione, cioè che lui abbia paura di confrontarsi, è stato proprio quello che vi ho citato poc'anzi. Quindi credo che preferisca non accettare la sfida, perché alla fine arrivare in Serie A con una neopromossa, con due classifiche capocannonieri conquistate in Serie B consecutivamente, è una sfida bella grossa, e non accettarla, ripeto, per andare a giocare, per rimanere a giocare in Serie B,
mi fa pensare questo, che lui abbia avuto paura, che non abbia avuto il coraggio di accettare la sfida, che non abbia avuto il coraggio di confrontarsi con questo campionato o con altri attaccanti. Ovviamente non parlo di Lukaku, non parlo di Vlahovic, non parlo di attaccanti di alto livello, ma con attaccanti comunque di squadre pari a Lecce, alla situazione Lecce. Quindi ripeto, questa è l'unica critica che mi sento di fare. Per tutto il resto io lo ringrazio per tutti i gol che ha fatto, lo ringrazio per come ha giocato, lo ringrazio per la persona che è oltre al calciatore. Quindi ripeto, faccio tutti i complimenti, gli auguro un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza. E niente, ci salutiamo forse nel migliore dei modi, perché alla fine è stato tutto sommato un rapporto abbastanza bello quello con Coda. E niente ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere la vostra nei commenti, cosa ne pensate, e se volete soprattutto che parli di qualcos'altro, se volete suggerirmi qualche altro video da fare, siete liberissimi di farlo. Io vi do appuntamento quindi al prossimo video, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.